Testa coda al Pigliacelli, il Città di Teramo ospita il Casoli, fanalino di coda del torneo con soli 7 punti conquistati. Mister Pomante cambia qualcosa rispetto alla gara con il Lauretum. In porta turno di riposo per Bozzi, gioca Spinozzi. Dentro anche Cozzi, Farindolini, Di Stefano e Pepe che torna dopo l'infortunio. Gara proibitiva per i ragazzi di Mister Ruggeri che prova a frenare l'armata biancorossa con gli inserimenti di Macandà e la coppia San Giacomo-Ciccone nel reparto avanzato. Fischia Mario Cipriani di Avezzano. Appena 4 minuti di gioco e Casoli a sorpresa in vantaggio. Catucci in diagonale chiama la respinta a Spinozzi. In tapin Macandano sbaglia. Passa un minuto e dall'altra parte Censori pennella per la testa di Kovalonox che sfrutta i centimetri. Spinelli tocca ma è 1-1. L'attaccante lettone ci riprova poco dopo senza successo. Al quarto d'ora il solito Censori sulla destra confeziona per Di Stefano che va potente ma non trova il palo lontano. Il Teramo non sembra rallentare, addirittura Pepe sugli sviluppi di un corner si coordina in rovesciata. Pallone sul fondo. Al 21esimo il signor Cipriani annulla la doppietta di Kovalonox, finito in posizione di offside. Il numero 9 protesta per un tocco di un avversario, ma la chiamata del secondo assistente Leone di Sulmona sembra corretta. Pericolosi gli ospiti al 24esimo con il solito Macandà che sfrutta un traversone di Gentile ma manda sopra la traversa. Al 28esimo la ripartenza biancorossa è micidiale. D'Egidio conduce e al limite dell'area tocca per Palumbo che da due passi insacca. Al 40esimo seconda rete annullata al Teramo, stavolta a gioire solo per un attimo è Palumbo. Il fantasista biancorosso è ancora pericoloso nel finale di tempo. Spinelli si salva con l'aiuto del palo. Le immagini di Manuel Centurame ci portano al secondo tempo. Aggancio delizioso di D'Egidio che cerca il primo palo ma è solo esterno della rete. Sull'altro versante Gentile ci prova dal limite senza precisione. Il Teramo attacca alla ricerca del tris. Cross di Di Stefano per D'Egidio che arriva da dietro ma indirizza male. Sempre il fuoriclasse teramano il più pericoloso. Al 25esimo sfida tutta la difesa avversaria e in diagonale sfiora il palo. 3 minuti dopo stoccata di Palumbo, reattivo Spinelli. Sugli sviluppi del corner Pepe va qualche centimetro dal 3-1, che però arriva al 35esimo. Ottima pennellata di Palumbo per D'Egidio che al volo buca Spinelli e chiude il match. Da segnalare nel finale un calcio di punizione di Catucci che attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore e nel recupero il 4-1 firmato Cozzi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Finisce così, Teramo batte 4-1 un buon Casoli e mette un altro mattoncino verso l'eccellenza. Oggi è da salvare solo il risultato positivo, però la prestazione è stata una delle migliori. Abbiamo sbagliato tanto, soprattutto l'approccio, siamo partiti un po' molli, poi negli ultimi 30-35 metri abbiamo sbagliato sempre l'ultimo passaggio, molti errori tecnici e una squadra come la nostra questo non si può permettere, poi è normale che abbiamo tanta qualità e alla lunga la partita la vinci, però sai, dobbiamo capire che questo è il nostro grosso difetto dall'inizio dell'anno, che mentalmente se stacchiamo la spina possiamo avere tanti giocatori forti, però soffri con chiunque. Però ci sta, l'importante oggi era vincere, l'abbiamo fatto e avanti così. No, ma assolutamente, ma infatti siamo partiti molli, abbiamo troppo sottovalutato l'avversario, che è un avversario che ha tante difficoltà, però è un avversario organizzato. Però noi non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere perché noi la nostra forza è stata sempre quella di partire sempre a mille, di non sottovalutare nessun avversario, si può chiamare Caso, si può chiamare Turris, si può chiamare Favale. E poi è normale che poi quando la partita si mette in un certo modo, non ti riescono le giocate, ci innervosiamo e non riusciamo a giocare come abbiamo giocato di solito. Però come dico sempre, come ho detto prima, l'importante oggi era vincere, abbiamo vinto e adesso testa subito al Favale. Soffermiamoci sui singoli, per esempio a centrocampo Farindolini sulla fascia di Stefano, come sono andati? Ah, Farindolini ha fatto bene, Di Stefano sinceramente l'ho messo in difficoltà io perché è normale che non è un quarto di ruolo, però si è impegnato tantissimo e sinceramente ha fatto bene, un po' di difficoltà in fase non possesso, ma quello l'ho messo in preventivo, ci stava, è stata una prova che ho voluto fare oggi io perché in quel ruolo siamo un po' in emergenza, adesso valutiamo anche Matteo Di Giacomo che sinceramente oggi era disponibile per la panchina perché ieri si è allenato, non è potuto venire perché ha avuto un lutto in famiglia, quindi facciamo tante condoglianze, però ti dico che Farindolina ha fatto un'ottima partita, ha fatto bene, poi sinceramente ho fatto andare Ferraioli perché mi serviva un po' di fisicità, Emanuele in questo momento è un giocatore fondamentale per noi da quel punto di vista. Per quanto riguarda Matteo Di Stefano, secondo me ha fatto un'ottima gara, una buona gara con ottimi spunti in fase offensiva, è normale che in fase non possesso fa un po' fatica, ma ci sta. Il tridente d'attacco è quello che mi ha fatto arrabbiare di più oggi, perché secondo me ha delle qualità importantissime. È vero che hanno fatto gol, ma oggi potevano fare molto molto di più.
Loro sono giocatori, ma io lo dico sempre, gli rompo le scatole tutti i giorni di allenamento, sempre. Sono giocatori importanti, però devono capire che la loro forza è anche dovuta anche dalla concentrazione e dalla cattiveria che ci mettono tutte le partite. Se sottovalutano un po' l'avversario si sentono troppo più forti degli altri. Non dico che fanno fatica, però diciamo che un po' di difficoltà la trovano. Beh, sì, diciamo di sì. È normale, queste tre gare sono tre gare fondamentali per noi. E noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso sabato abbiamo una partita importante contro il Favale. Che sicuramente ho già perso, però è una squadra organizzata che mi ha fatto un'ottima impressione nel giorno andato, però noi dobbiamo pensare al cammino nostro. Ad oggi ci mancano tre vittorie, o le facciamo le prossime tre, le facciamo le prossime quattro, non è un problema. Noi dobbiamo pensare al nostro cammino, adesso l'importante è fare un'ottima gara contro il Favale, con un atteggiamento diverso rispetto a quello che abbiamo messo oggi in campo, però noi forse questa partita viene a prendere, questo atteggiamento ci vuole. Fa bene perché poi ci fa capire che contro il Favale se imbrocchiamo la partita in questo modo, mentalmente partiamo così, cioè loro ci fanno male. Non era semplice, veniamo da una settimana che è complicata a dire poco, veniamo da una domenica con un passivo veramente pesante per i ragazzi e oggi venire qui e comunque fare la nostra figura, perché non siamo venuti qua come una squadra rinunciataria, nonostante ci siano 50 punti di differenza tra le due squadre, questo mi inorgoglisce e ripaga un minimo, anche se è sempre una sconfitta, del lavoro che comunque i ragazzi continuano a fare nonostante il momento difficile. Non abbiamo avuto il modo di viverlo perché è durato così poco che neanche il tempo di pensarci, che era già 1-1, quindi non ce lo siamo goduti. Sì, l'avevamo preparata così, come l'avevamo preparata è uscita la partita. In settimana abbiamo lavorato duro, sapevamo che veniamo qui comunque a giocare con una squadra tanto tanto più forte di noi, però i ragazzi sono applicati, hanno fatto quello che dovevamo fare. Del Teramo mi impressiona tutto, entri, vedi già la struttura, l'ambiente, voi che siete qui e tutto il seguito che ha il Teramo. Poi tecnicamente devo fare i complimenti sinceramente a Pomante, perché comunque è una squadra molto organizzata che non fa solo un gioco, se la partita si sporca come era oggi è stata capace di cambiare atteggiamento, quindi una squadra completa e gli faccio i complimenti sia a lui che al suo staff. Credo che ci sia un po' e un po', loro forse non hanno approcciato al meglio la partita, io posso parlare soltanto di quella che è la mia squadra, noi l'abbiamo approcciata alla grande, volevamo avere una reazione a quello di domenica scorsa, non far vedere che eravamo quella squadra lì, penso che ci siamo riusciti, quindi credo che sia un po' e un po', dai. Noi se vogliamo giocare sulle percentuali possiamo dire che ci sia l'1%, il 2% di possibilità, però fino all'ultima giornata abbiamo l'onere di provarci, di giocarci tutte le partite al meglio delle nostre possibilità, poi quando la matematica, se ci condannerà, tireremo i remi in barca, fino ad allora invece ce l'andiamo a giocare tutte le parti.